Vai. Posso? Siamo a Villa Fondi per Positano News, abbiamo la disponibilità di Carla Coppola, un'esperta di danza che presenta questo premio Sorrento Danza, e le chiediamo in qualità di esperta qualche parere sui premi, sui giovani, questa passione che si riscontra verso la danza. Ci vuoi raccontare un po' anche delle esperienze quando eri juniores, diciamo così, che ho visto molti ragazzi che sono presenti a questo premio. Beh, guarda, per me la danza è stato tutto, e praticamente mi ha dato un indirizzo preciso a tutta la mia vita. E ho avuto la fortuna poi di danzare per 35 anni al Teatro San Carlo, uno dei più bei teatri del mondo. E adesso c'è molto la moda di questi concorsi. Penso siano comunque una cosa positiva, perché uno stimolo per i giovani a impegnarsi e a confrontarsi, comunque a fare nuove esperienze e a relazionarsi anche con gli altri per crescere, sviluppando una attraverso esperienze più importanti. Perché no? Anche una sana competizione, che oggi non è vista. Raccontaci un po' di quello che sono adesso le tue esperienze lavorativa, anche l'ambiente un po' di fuori di Sorrento, visto che ho di San Carlo. Allora, io chiaramente ho avuto la fortuna di danzare, poi c'è stata la fase quindi di calcare le scene, adesso è la fase della trasmissione, cioè adesso voglio trasmettere la mia esperienza artistica, professionale e anche umana di donna ai miei allievi. Un misto di sentimenti, tecnica, di passione, sì, e la base di grande passione per la danza, che veramente ha contrassegnato tutta la mia vita, e tuttora è una cosa che, se dovessi tornare indietro, se avessi la possibilità di ricominciare da capo e mi chiedessero cosa vuoi fare, io non vorrei ricominciare. Un percorso, diciamo, quindi il sogno che si è realizzato, sì. Ritorna un po' vicino ai tempi da ragazzina, come lo sei adesso. Beh, grazie. Ma sì, ricominciare da capo, vorrei rifare la danzatrice, rifare tutto, anche se tanti sacrifici, tante rinunce che poi alla fine non ci sono, perché fai quello che ti piace, soddisfi la tua, il tuo egocentrismo, perché chiaramente la danza ha bisogno di una grossa dose di egocentrismo, di voler primeggiare. Benissimo, allora da Villa Fondi, con questo messaggio di passione, diamo un saluto a Carla e auguro a tutti questi giovani veramente di crescere, di fare nuove esperienze e di ampliare i loro orizzonti, di non rimanere mai intrappolati in circoli ristretti, ma piuttosto di andare in giro e... Quindi la danza libera il sentimento, la passione. E la mente. E la mente, bene. Da questo messaggio noi di Positano News salutiamo i nostri lettori, i nostri utenti, e diamo un saluto a tutti i protagonisti. Grazie molto, grazie.